Beh, difficile, direi molto teso. Ormai anche i presidenti ricorrono ai social, quindi il presidente Pasquale Maietta, un'oretta dopo circa, evidentemente lungo la strada del ritorno da Cervera, ha pensato di esternare i propri pensieri attraverso la sua pagina di Facebook, ma sono parole durissime perché di fatto, come apparso anche sulle colonne di quotidiani nazionali importanti, quindi di massima autorevolezza sicuramente, ha detto di vergognarsi di tutti gli effetti di questi giocatori, per i quali da oggi costituirà il peggiore incubo. Quindi io direi, mi sembra anche una sorta di ultimatum, una sorta di minaccia verbale nei confronti dei tesserati. L'ultima vittoria risale al 30 gennaio 1-0 contro la Pro Vercelli, ma che cosa non è andato, visti anche i tanti cambi di allenatore in questa stagione? Una squadra mal strutturata, fatta di tante sessioni di mercato, dici, e si può dire che questo è un problema comune a tutti. Sì, però forse alla Latina si è ancora di più accentuata questa tendenza e si sono collezionati dei giocatori, come detto, di nome, ma che evidentemente insieme non fanno un grosso collettivo. Squadra con tanti limiti, soprattutto in avanti, a prescindere dal modulo e da chi li guida. Novità ci saranno contro l'Avellino e soprattutto a questo punto l'Avellino troverà comunque una squadra amareggiata, vogliosa di riscatto, appunto dopo le parole del presidente Maietta. Ad oggi, con la ripresa degli allenamenti che c'è stata ieri, posso dire che un Latina che non dovrebbe cambiare molto quanto ad 11 titolare, anche perché non è che ci siano tutti questi ricambi, ripeto, di giocatori che possono dare la svolta alla partita, perché i nomi ci sono. Per cui io direi che più o meno Gaudieri potrebbe mantenere l'11 iniziale di Cesena. Bisogna valutare eventualmente al centro della difesa se Esposito riprenderà a pieno regime il lavoro, e allora magari lì c'è da valutare l'alternanza con Brosco, che a Cesena è stato uno dei protagonisti negativi.